Il 21 giugno 1547 fu ritrovata tra i rovi ad Alcamo l'immagine di Maria Santissima dei Miracoli. Da quel giorno ne è passato di tempo e noi oggi la vogliamo omaggiare così. Ah, dimenticavo! Alla fine del videoclip musicale vi racconterò la sua storia. Perché io c'ero. Ci metterete un po' per domani. Grazie, arrivederci. Siamo tutti tuoi, Maria, a te che custodisci ognuno di noi nel tuo cuore. Chiediamo di proteggere la nostra città. Prega per noi, Maria Santissima dei Miracoli.
me le ricordo quelle due. Sì, ero piccolo, ma me le ricordo molto bene. Ed erano strane, sapete? Una cieca, l'altra sorda. E un giorno, mentre lavavano i panni lungo la riva di un ruscello qui ad Alcamo, furono colpite alle spalle da alcuni sassi. «Ehi, ma cosa fai? Mi colpisci!» bisticciavano fra di loro. Le due poverette cercavano di ripararsi come potevano da quei colpi, ma si accorsero stranamente di non provare dolore, finché guardandosi intorno videro una donna con un bambino. Ed era proprio lei, la Madonna. A quella visione guarirono miracolosamente. «Ah! Avreste dovuto vedere come si impaurirono!» Ed erano così agitate che lasciarono i panni lì e, sollevando con le mani le proprie vesti, raggiunsero di corsa i loro mariti. «Guarda, ora ci vedo!» disse la cieca al marito. «Io posso sentirti, ti prego di qualcosa!» «Sì, ora ti sento!» disse l'altra. «Una donna al fiume ci ha guarite!» Teneva in braccio un bambino. Gli uomini esterrefatti non credevano ai propri occhi. «Portateci da questa signora, allora, e poi vedremo!» Essi cercarono tutto intorno nel boschetto e tra i cespugli chi avesse potuto far loro questo brutto scherzo, ma non trovarono nessuno. La notizia oramai si era sparsa in tutta la città. Anche le autorità locali si allarmarono. «Guardie, cercate di là! E voi che fate lì fermi? Cercate tra gli alberi, su, veloci!» «Capitano, guardi cosa ho trovato!» «Via, via, spostatevi!» Gli uomini accorsi, vedendo l'icona della Vergine dipinta su una pietra, esclamarono: «Che bellezza! Che dolcezza!» E fu così che finalmente si arresero al miracolo della guarigione. Da allora gli alcamesi iniziarono a recarsi in quel luogo per pregare di fronte all'immagine di Maria, chiedendo la sua intercessione. Ah, non immaginate quante grazie, che guarigioni! Per questo ora sorge qui il santuario, dove anch'io vengo sempre, dedicato proprio a lei, a Maria Santissima dei Miracoli.